Sabato 5 marzo riapre il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio. Il tema portante di quest'anno sarà il pianeta e la bicicletta al femminile, con l'ampliamento della sezione dedicata al ciclismo in rosa e in azzurro, con un omaggio alle imprese delle nazionali e, come sempre, numerose iniziative legate alla cultura di questo sport inclusivo. Abbiamo deciso con il presidente della Fondazione Antonio Molteni di dedicare questa riapertura stagionale al mondo, al pianeta femminile, dice il direttore del Museo del Ghisallo, Carola Gentilini, che prosegue. Un pensiero alla Madonna del Ghisallo che dal santuario limitrofo ci protegge e protegge tutti i ciclisti. Anche questo è un messaggio di pace. Lo porta sul manubrio anche il museo con i suoi cimeli. Pianeta al femminile significa anche per noi biciclette sempre più numerose e numeri unici da mostrare agli appassionati, maglie, oltre alle rosa della collezione più grande al mondo in collaborazione con RCS, la Gazzetta dello Sport, moltissime maglie storiche che sono arrivate da collezionisti privati e che si portano addosso storie speciali, fotografie e parti meccaniche che mostreremo con il rispetto dell'arte e della tecnologia innovativa che anno dopo anno ha portato a risultati inimmaginabili nel mondo della meccanica. Il museo punta sulla sua sensibilità inclusiva che ha sempre portato avanti sin dalla concezione architettonica. È un museo accessibile per tutte e tutti, percorribile a piedi, in bicicletta e anche con mezzi speciali. Numerose le iniziative e gli eventi collaterali in programma per una stagione che si annuncia finalmente normale, anzi eccezionale. Ripartiamo con l'entusiasmo che il ciclismo sa generare, dice Antonio Molteni, presidente della Fondazione. Sarà un anno dentro e fuori dal museo con una serie di proposte legate anche alla scoperta del territorio e dell'ambiente grazie alla nuova dotazione di biciclette e anche e-bike, una flotta brandizzata Museo del Ghisallo, acquisita grazie al finanziamento Interreg Italia-Svizzera, con il quale è stato sviluppato il progetto denominato MULM. Il museo si propone infatti più che mai come integrato in una vera proposta turistica sempre più interessante, unendo le forze e facendo rete con enti promotori e istituzionali in un contesto di valorizzazione museale naturale e di ambiente, forte anche dalla sua notorietà estera, spingendo sul pedale della passione e delle mille iniziative che la alimentano. Pedalate, presentazioni, mostre, eventi musicali per far riscoprire anche il turismo di prossimità e accogliere sempre di più un pubblico italiano oltre che straniero. Fra gli eventi in collaborazione con il Ghisallo ricordiamo il prossimo 22 maggio la gara ciclistica della categoria di primavera promosso dalla Polisportiva Ghisallo. A seguire la Gran Fondo Fabio Casartelli a 30 anni dal successo olimpico di Barcellona in programma il 29 maggio che si realizzerà in collaborazione con l'associazione Don Guanella che vedrà partenze e arrivo dal Vese Concassano. Non mancherà anche quest'anno la ciclostorica del Ghisallo in programma il 9 e il 10 luglio. Una rassegna 5 cerchi olimpici sarà dedicata alle imprese agonistiche di Giacomo Fornoni, con un approfondimento dell'edizione delle Olimpiadi di Roma 1960, mese di giugno. Il museo riparte con due sezioni rinnovate, quella del ciclismo femminile, cambia collocazione all'interno del museo nel cuore dello spazio espositivo centrale per una maggiore e più ampia visibilità. La seconda sezione riguarda la storia della meccanica e propone un innovativo allestimento grazie ai tre pannelli che raccontano la scomposizione di tre biciclette titanio, acciaio e alluminio abbinati alla storica collezione di utensili della bottega di biciclette dell'artigiano di Legnano Giannino Albè. La nuova stagione del Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo, gemma dell'offerta museale della nostra regione, si annuncia rosa, verde e digitale, ha dichiarato Stefano Bruno Galli, assessore all'autonomia e cultura di Regione Lombardia. Rosa perché sarà valorizzato e arricchito il patrimonio museale legato alle imprese del ciclismo femminile. Verde perché il museo si aprirà ulteriormente all'incanto del territorio circostante con proposte suggestive di pedalate sul Ghisallo e dintorni. Digitale, infine, perché prosegue il lavoro di digitalizzazione dell'archivio storico del museo, un'iniziativa che rientra nell'ambito dei progetti culturali diversificati e integrati contenuti nel PIC Lariano, un tesoro di territorio vincitore del bando di Regione Lombardia e coordinato dalla Camera di Commercio di Comelecco.
Rosa è più che mai la collezione più grande al mondo delle maglie del primato del Giro, 60 esposte a parete, in collaborazione con RCS, la Gazzetta dello Sport, che ogni anno si arricchisce e in parte gira il mondo per lustrare la vista di milioni di appassionati. In Ungheria, ad esempio, in occasione della partenza del Giro d'Italia 2022, la collezione Ghisallo collaborerà per una mostra che espone una selezione di maglie di cimeli al Museo di Storia della città di Budapest. Di ogni colore e al femminile è l'esposizione nuova di una serie di maglie esposte al Museo del Ghisallo. Sono 23 maglie che provengono dal santuario in deposito permanente al museo. Si tratta di una collaborazione speciale instaurata con il vicino santuario che permette di fare apprezzare numerosi cimeli che non riescono ad essere ospitati nel piccolo spazio sacro che sorge accanto al museo. Curiosando fra i numeri, in totale il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo espone 1607 cimeli. È un catalogo che cresce di anno in anno, sono 133 le donazioni tra maglie e biciclette arrivate nel biennio gennaio 2020-gennaio 2022. Tra le maglie ci sono due intere collezioni, 43 della collezione Angelo Galli, maglie storiche, 35 collezione Mario Orsi, principalmente maglie Mapei. Alcune informazioni su questi ed altri cimeli che fanno davvero sognare si trovano sul sito del Museo del Ghisallo a questo indirizzo www.museodelghisallo.it.